Pace e bene a tutti e ben ritrovati alla nostra rubrica Connessi ma liberi. Affrontiamo in questa rubrica il rapporto sano che ci può essere tra la tecnologia che oggi tutti ci avvolge, tutti ci coinvolge e la nostra vita. Ma soprattutto possiamo dare allo sviluppo tecnologico anche una lettura spirituale, una lettura legata anche alla parola di Dio. Abbiamo già visto nella prima puntata la profezia di Ezechiele. In questa profezia noi possiamo vedere una assonanza con quella che è stata l'evoluzione della rete internet che oggi avvolge l'intero globo terrestre. Se vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo detto che Ezechiele vede una distesa di ossa inaridite, staccate le une dalle altre. Ma il Signore gli dice: profetizza, perché queste ossa potranno riconnettersi tra di loro e tornare a vivere. Questa profezia si trova nel capitolo 37 del profeta Ezechiele. Ebbene, Ezechiele fa proprio così, profetizza, e mentre profetizza vede che queste ossa si avvicinano le une alle altre, si connettono tra di loro, ma poi inizia a crearsi una rete nervosa che permetterà a queste ossa di rialzarsi in piedi, e allo stesso tempo anche appare la carne e poi appare la pelle che avvolge tutto questo. Ebbene, abbiamo detto che l'evoluzione di internet è avvenuta proprio così, dei computer separati tra di loro che a un certo punto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati interconnessi, ma prima due, poi quattro e così via. Tutto il mondo oggi possiamo dire sia connesso alla rete internet. Ebbene, vedete che ci può essere una simbologia, la stessa del profeta Ezechiele, noi la possiamo vedere nella evoluzione della rete internet. Ma se è vero che c'è stato un corpo che è stato creato, questo corpo poi doveva pur vivere. E che cosa permette al nostro corpo di vivere? Qual è il principio vitale? Beh, certamente è il fatto che in noi scorra il sangue, è il fatto che noi possiamo pensare, il nostro cervello funziona. Allora, che cosa permette alla rete internet di vivere? È l'elettricità. Nei computer non scorre il sangue, ma scorre un flusso elettrico. È l'elettricità che permette al cervello del computer, che è il processore, di fare dei calcoli. Quindi alla base della possibilità di ogni dispositivo di avere una vita autonoma c'è l'elettricità e c'è la capacità di calcolo. Il computer, ma per computer non intendiamo solo quelli grandi, ma ogni dispositivo vive perché calcola. E che cosa calcola? Calcola informazione, l'informazione che gli deriva dal passaggio di corrente. Quando la corrente passa, viene attribuito un valore a questo passaggio, per esempio 1. Quando non passa, viene attribuito un valore, per esempio 0. Nasce così il codice binario che permette al computer di elaborare e di fare milioni di calcoli al secondo. Attraverso questo passaggio di corrente, questo 0 e 1 continuo, in modo binario, cioè abbiamo solo due possibilità, il computer elabora. E da questa elaborazione viene fuori tutto quello che noi vediamo, che oggi i dispositivi possono fare. Ebbene,
Quindi possiamo dire che alla base del computer, ciò che gli permette di avere una vita autonoma, c'è l'elettricità, c'è l'energia, che allo stesso tempo diventa informazione. Ebbene, anche per gli uomini è la stessa cosa. Noi viviamo perché dentro di noi c'è un'energia vitale che permette al sangue di scorrere, al cervello di funzionare, una energia vitale che allo stesso tempo è informazione, perché ciò che noi elaboriamo è una serie continua di informazioni. La vedete che c'è un'analogia, ma allo stesso tempo c'è una grande differenza tra la macchina e l'uomo. Questo lo vedremo nelle prossime puntate di questa serie, perché l'uomo ha la possibilità di essere sì connesso, di elaborare sì milioni, miliardi di dati, ma allo stesso tempo ha la possibilità di essere libero oppure schiavo, diciamo, come la macchina, che deve per forza compiere tutto ciò per cui è stata progettata. Noi abbiamo in più rispetto alla macchina la libertà. Ebbene, ogni volta che ci incontriamo per una puntata di Connessi ma Liberi, facciamo riferimento anche al Magistero della Chiesa, in particolare a ciò che i Papi hanno scritto come aiuto ai cristiani a comprendere meglio, a comprendere in senso spirituale l'evoluzione tecnologica. Ebbene, se ci riferiamo al messaggio che Papa Francesco ha scritto nel 2014 per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, noi possiamo leggere questo. In questo mondo i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri, a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana, che spinge alla solidarietà e all'impegno serio per una vita più dignitosa. Ecco, questo è ciò che ha detto il Papa. Lui vede nell'evoluzione tecnologica, ma come lui anche i pontefici precedenti, sicuramente una grande chance, una grande possibilità per l'umanità di avvicinarsi. Ognuno può farsi prossimo all'altro proprio usando la tecnologia, ma questo deve portare anche ad un impegno. Non può rimanere solo una connessione informata, ma che non produce poi un impegno concreto. Ebbene, ecco perché lui dice: noi possiamo percepire un senso rinnovato di unità, ma anche questo ci deve spingere alla solidarietà e all'impegno serio per una vita più dignitosa. E la tecnologia può rendere la nostra vita più dignitosa, anche se è carica di pericoli che dobbiamo imparare piano piano a conoscere e a evitare. In ogni puntata di Connessi ma Liberi presentiamo un sito internet a cui tutti possono accedere. Anzi, invito proprio le persone che non hanno molta familiarità con internet, le persone più anziane, a procurarsi un dispositivo, quale può essere un tablet, un telefonino connesso, si può fare con una spesa minima, e ad accedere per informarsi, per allargare il proprio orizzonte conoscitivo. Ebbene, oggi vi presento il sito della Santa Sede, perché, vedete, noi molto spesso parliamo di religione, parliamo di ciò che ha detto il Papa, ma ne parliamo solo per sentito dire. Allora, perché non andiamo alla fonte? Andiamo sul sito della Santa Sede, lì troviamo tutti i discorsi, non solo di Papa Francesco, ma anche dei pontefici precedenti, tutte le encicliche, tutto il Magistero. Allora possiamo fare una ricerca su una parola chiave,
su un dubbio che abbiamo e lì troviamo quello che i papi hanno detto. Allora, possiamo provare ad andare a visitare questo sito www.vatican.va. V-A. Quindi www.vatican.va. In questo sito noi troviamo in prima pagina immediatamente Papa Francesco con tutto il suo magistero. Troviamo anche una sintesi delle sue omelie quotidiane nella chiesa di Santa Marta, ma possiamo accedere a tutto il magistero di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II, di tutti i papi precedenti. Ecco, è una ricchezza immensa. Lì poi troviamo anche notizie, possiamo accedere ad altri servizi che la Chiesa Cattolica offre a livello mondiale. Ebbene, così saremo veramente informati, così potremo dire una parola in modo competente e non solo per sentito dire. Questo è importante che lo facciamo e così ci alleniamo a navigare in internet, anche per chi, come la mia mamma, ecco, non è nativa digitale ma si sta approcciando piano piano a questa nuova realtà. Siamo giunti così alla fine di questa puntata di Connessi ma Liberi. Io spero che attraverso la profezia di Isaia stiamo comprendendo meglio che cosa è successo a livello mondiale quando la rete internet si è pian piano venuta a creare e possiamo capire ciò che oggi ci avvolge tutti. Ma questo ci deve dare un senso di gratitudine al Signore che permette l'evoluzione tecnologica e dobbiamo servirci di questa evoluzione tecnologica per rendere l'umanità migliore. Se faremo questo, sicuramente avremo dato un contributo, noi come cristiani, non indifferente al bene dell'umanità. Arrivederci alla prossima puntata.